Ciao a tutti, mi trovo a Tsuchiko, a Chongqing, ed è proprio da qui che voglio cominciare il mio progetto video, perché Tsuchiko è il primo posto che ho visitato quando sono arrivato in Cina, 4 anni fa. Questo è l'ingresso di Tsuchiko, che significa porta di porcellana. E il nome deriva dal fatto che il villaggio, durante la dinastia Ming, tra il XIV e il XVII secolo, fu un importante centro per la produzione della porcellana. Questa parte che vedete adesso in realtà è stata recentemente ricostruita. Una figura molto caratteristica di Chongqing sono i panban, che trasportano le loro merci grazie a questa canna di bambù. Ecco, questo è uno degli ingressi, c'è un tornello disattivato. Rispetto al solito sembra tutto molto più silenzioso, probabilmente perché domani è la vigilia del Capodanno cinese e molti sono già in ferie. Ecco, nonostante tutto, gli immancabili negozi di spezie e peperoncino sono aperti. Adesso, dal livello superiore del villaggio, piano piano mi sposto verso il livello inferiore, quindi verso il fiume. E questo è un momento molto bello per visitare Tsuchiko, perché vedete, il sole sta tramontando e piano piano cominciano ad accendersi le luci della strada, dei negozi, ma anche, vedete, anche sui tetti. L'effetto è davvero molto molto suggestivo. Io adesso sto facendo molto lentamente un percorso lineare, ma la cosa bella di Tsuchiko e di questa strada è che ad ogni angolo c'è una porticina, un vicolo, una scaletta che portano a luoghi inaspettati, molto belli. Possono essere, non lo so, una sala da tè, una terrazza, o magari una sala da tè dentro un negozio. E questo è sempre molto bello, sorprendente. Ecco, ad esempio in questo negozio potrebbe esserci una terrazza bellissima. Certo, poi la magia viene interrotta da luoghi bizzarri come questo, che si trova già nel livello inferiore del villaggio, che vi farò vedere nel prossimo video.